Benvenuti al mio studio. Oggi voglio parlare di Definitive of Infinity, il mio primo album. Ci è voluto coraggio per pubblicare quest'album. È sempre dura, perché quando si crea qualcosa non si ha mai l'idea di quanto questo possa effettivamente piacere alla gente, perché quando si crea qualcosa non si ha l'effetto wow, come si dice, dato dal fatto che l'hai vista nascere e l'hai conclusa questa cosa. Quindi non avrai mai l'effetto di chi la ascolta per la prima volta completa, perché hai visto gli errori, li hai corretti, hai visto le cose e dall'inizio l'hai sempre avuta in mente e poi l'hai buttata giù. Quindi non si ha l'idea di quanto possa piacere e probabilmente non piace nemmeno più. E questo succede spesso ed è quello che porta a buttare i brani, i canzoni, tutte cose che a forza di ascoltarle poi non piacciono più. Quindi oggi voglio parlare dell'album. Otto brani che si dividono, possiamo dire, in due parti. Sono i brani nuovi composti per quest'album e i brani un po' più vecchiotti. È una specie di mezza raccolta, quindi anche di brani un po' più vecchi, che a me, come detto prima nella parte iniziale, a forza di sentirli, a forza di averli sempre in mente, non piacciono più particolarmente. Ma perché l'ho pubblicato, quindi? Perché a un certo punto bisogna darsi uno stop e bisogna dire basta. Questo è il punto da cui devo assolutamente partire, perché se supero questo punto qui non partirò mai. E quindi ho pubblicato quest'album. Album quindi che presenta i brani un po' più vecchiotti, che sono quindi l'Avanzata dei Templari, Until the Clouds Fall Below Us, ma non è così vecchio. Avanzata dei Templari rifatta nel 2017, anche se quello è un brano piuttosto vecchio, che venne composto probabilmente nel 2012, se non ricordo male. E poi tutti gli altri pezzi che a salire sono sempre meno vecchi, come Nuvole Nere, fino ad arrivare ai nuovi titoli come Infinity e Finity. Allora, parliamo del senso dell'album, perché Definitive of Infinity potrebbe non avere senso, perché tradotto in italiano vuol dire la finitezza dell'infinito, quindi come può essere l'infinito finito? Come può avere una fine l'infinito? Allora, deriva intanto il nome dalla mia ossessione per la perfezione. Ossessione che però è particolarmente infondata, ma a cui non posso farci nulla. E quindi ho deciso di dare questo nome all'album per questo motivo. Che cos'è qualcosa di infinito? L'infinito quindi sarebbe qualcosa di perfetto, qualcosa che non ha errori? In realtà no, perché la parola perfezione deriva dal latino, quindi da perficio, e vuol dire completare. Qualcosa di perfetto è qualcosa di completo. Quindi l'infinito non è perfetto, perché è assolutamente perché non ha fine, non è completo, non è un cerchio, è una linea che non avrà mai una fine. Trovare la finitezza nell'infinito, questo ossimoro, deriva appunto da trovare il perfetto nell'imperfetto, che è quindi la completezza in ciò che non è